Ciao dolcetta e benvenuta in questo nuovo episodio di Dolce Flirt all'Università. Siamo sempre sul capitolo 7. Nello scorso episodio ci siamo fermati nel punto in cui stavamo per andare nella stanza di Shani insieme a lei e io ovviamente non vedo l'ora di vederla perché sono curiosissima, quindi andiamo verso l'hall studentato. Allora, corridoio. Sono qui. Eravamo vicini per tutto questo tempo? E non lo sapevamo? Oh, camera di Shani, ok. Quindi piano piano andremo sbloccando posti nuovi, adoro. Wow! Oh mio Dio, l'adoro, è bellissima! Allora, la parte alla nostra destra sia quella di Shani, dove c'è scritto Psyche, c'è la stella, e l'altra invece quella con il rosa. Dovrebbe essere quella della sua compagna di stanza. Immagino che sia così, sì, perché c'è anche il gatto nero, vedete, tipo nel quadro. No, vabbè, fantastico. Adoro i colori, adoro tutto. Già, grande. Non fare attenzione al disordine. Quale disordine, scusa? Un attimo, faccio fatica ad indovinare che parte della stanza occupa la tua coinquilina e da che parte stai tu? Si vede così tanto? Ah, due o tre particolari nell'arredamento mi hanno messo sulla giusta via, ma non granché, anch'io ho un dono di veggenza. Ad ogni modo, fai come a casa tua. Puoi metterti sul mio letto? Vuoi bere qualcosa? Ah, sì, cos'hai? Mi resta, vediamo un po', succo di pomodoro, di ciliegie, di cranberry, di fragola e del True Blood. Cosa vuoi? Scusa, in che senso True Blood? Mi cade giusto giusto lì l'occhio. Del True Blood? Cos'è? Come dice il nome stesso, vero sangue. Cosa? Avevo quasi paura di chiedere. Ma come, Shani? In realtà è una bevanda energetica a base di arance rosse, ma mi aiuta a sviluppare il tema del vampirismo. Un nuovo tema? Sì, ho cominciato da poco ad interessarmici. A questo proposito, guarda cosa ho comprato. Prendo un succo alla fragola, grazie mille. Mi sono seduta sul letto di Shani e ho tirato fuori i miei appunti. Mi piace lavorare con un sottofondo musicale, non ti dispiace? Dipende dal tipo di musica. Shani ha collegato il suo cellulare e abbiamo sentito una voce maschile accompagnata dalla chitarra. La voce è dolce e il ritmo piuttosto intenso. Cos'è? Non lo conosco. Ma sì, l'hai certamente già sentito. È dappertutto alla radio, in televisione, in tournée mondiale. È Jay. Jay, dici? Wow, aspettate un attimo, Jay. Non lo conosci? Incredibile. E sarei io la ragazza strana? Allora, questo Jay non mi è del tutto nuovo perché non vorrei che loro stessero facendo un riferimento ad un altro loro gioco, che purtroppo però non hanno ancora tradotto, portato qui in Italia, si trova solo in altre lingue. Non mi ricordo se il protagonista, che è appunto un cantante, si chiama Jay o meno, ed è un figo pazzesco, già ve lo dico. Non lo so, ma potrebbe darsi un riferimento, visto che loro ogni tanto fanno i riferimenti tra i loro vari giochi. Grazie per la scoperta, comunque. Prego, non è esattamente quello che ascolto di solito, ma mi è subito piaciuto. Io e Shani abbiamo tirato fuori quello di cui avevamo bisogno. Lei ha messo tre cartelle accanto a me. Su ciascuna c'era scritto tesi. Ho preso il mio foglio di appunti vergognandomi un po'. Era tutto spiegazzato e pieno di cancellature. E la tua tesi? Già, non fa una bella figura, vero? Sì, è tutto quello che ho scritto per il momento. E allora? È perfetto. Davvero? Ma certo, hai già messo giù le tue idee, andrà tutto bene. Grazie, Shani, tu ci tiri sempre su di morale. Mi autorizzi a dare un'occhiata? Sì! Shani mi ha preso il foglio di mano e si è messa ad andare di qua e di là leggendo la mia bozza. Ha camminato senza dire niente per almeno 2 minuti.
Shani, tutto a posto? No, va bene, attimo! Il dettaglio del tappeto della camera di Shani con la tavola Ouija. No, vabbè, non ci posso credere. È assurdo. La sua stanza è assurda. Ok, vabbè. Cioè, come si fa a non notare tutti i vari dettagli? È incredibile. Shani, tutto a posto? Nessuna risposta. Continuavo a fissare il foglio senza dire niente. Ho preso il cellulare senza fare rumore e mi sono ricordata all'improvviso che non avevo ancora mandato dei messaggi a Rosa ed Alexi. Ho subito scritto un SMS per proporre ad entrambi di vederci in un bar o al parco a fine giornata. Rosalia mi ha immediatamente risposto. Va bene, ma preferirei che ci vedessimo da me se siete d'accordo. Oh, a casa di Rosa! No, vabbè, in questo capitolo vedremo la casa di tutti. Avrò il tempo di preparare qualcosina da mangiare per l'aperitivo. Non ho lezione oggi pomeriggio. Diciamo alle 6, vi va? Alexi ha risposto che avrebbe portato lo shampoomi. Ho così tante cose da chiedere a Rosa. Sono contenta di vederli. Che è lo shampoomi? Una specie di champagne analcolico? Capisco che abbia voluto parlarci. Al posto suo sarei esplosa. Non sarei riuscita a trattenermi più di un minuto prima di parlarne. Lei è così. Eureka! Mi sono così spaventata che il cellulare mi è sfuggito di mano. È caduto nel vaso di una delle piante. Ah, scusami. No, sono io che ti chiedo scusa. È andata a raccogliere il mio cellulare. Scusa, piantina. Non volevamo ferirti e ci scusiamo di averti esposta alle nostre onde telefoniche. Adoro, adoro, adoro. Shani? Stai parlando alla pianta? È la mia coinquilina che me lo impone. A forza di farlo, ho preso l'abitudine di scusarmi quando telefono troppo vicino ad una pianta. È uno scherzo! Fai sul serio? Pianta, mi dispiace, non volevo. Ti sto prendendo in giro, ma potrei fare qualsiasi cosa e mi prenderesti sul serio? Accidenti, ci avevo creduto davvero. L'ho capito dalla faccia che hai fatto. Perlomeno sono riuscita ad attirare la tua attenzione. Mi rendo ben conto che pensi ad altro, ma è fantastico. Il tuo progetto di tesi è brillante. Veramente? Ma certo, abbi fiducia in te stessa, ti aiuterò io. Shani si è seduta accanto a me e abbiamo lavorato per almeno 2 ore prima che rialzassi la testa dai miei appunti. Ero riuscita a scrivere l'introduzione e ad avviare la parte iniziale della tesi. Shani, sei magica! Grazie! Sei davvero la migliore! Ehi, ehi, non dirlo troppo forte che sono magica, è un segreto! Mi sento proprio meglio, grazie! Ma ti prego. Bene, abbiamo lavorato abbastanza. Possiamo fare una pausa. Shani ha alzato un po' il volume della musica e abbiamo navigato su internet. Mi ha mostrato dei video di Urbex in dei luoghi infestati. Mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Quando è arrivato mezzogiorno, abbiamo lasciato appunti e bozze in camera per andare a mangiare e a seguire la lezione di inglese dopo pranzo. Poi siamo tornati nella camera di Shani per riprendere il lavoro. Abbiamo approfittato delle ultime ore del pomeriggio e ad un certo punto ho guardato l'ora sul cellulare. Ah, sono già le 6 meno un quarto. Devo andare, ho un appuntamento con Rosa ed Alex. Scusami, scappo. Grazie di nuovo, Shani. Mi ha fatto piacere aiutarti e passare un po' di tempo con te. Mi sento un po' in colpa per il fatto di andarmene così di fretta dopo tutto quello che Shani ha fatto per me. Shani, io. Non ti preoccupare. Me ne devi una. Ma vai, ho capito che hai qualcosa di importante da fare. Non mi offendo. Sei la migliore. Ho preso le mie cose più veloce che potevo e sono uscita di casa dal dormitorio. Di corsa dal dormitorio. Accidenti, avrei forse dovuto prendere qualcosina per Rosa. Ho 10 minuti, mi fermerò in un negozio. Sono uscita dal cancello dell'università, in men che non si dica. Allora, devo andare al negozio a prendere qualcosa per Rosa? Allora, andiamo qui. Allora, un attimo, entrata del parco. A parte che io non so manco dove sta la casa di Rosa, comunque. Sono entrata in un negozio per bambini. C'erano giochi di tutti i tipi e di tutti i colori. Ho girato fino a trovare il regalo perfetto.
Non ho potuto resistere davanti ad un peluche di piccolo ippopotamo con delle grandi orecchie che si possono mordere e tirare. Wow. 15 dollari, ok. Spero che piacerà a Rosa. Ma dove sta casa di Rosa? Ah, ma è qui! Guardate, appartamento di Rosa. Sono emozionata, non vedo l'ora di vederlo. Andiamo, andiamo. Wow, oh mio Dio, lo amo! È bellissimo! No, vabbè, adoro. Adoro troppo. Mi piace tantissimo il colore delle pareti, l'arredamento. Si addice tanto a Rosa. Vabbè, troppo bello, troppo. Ho cercato di nascondere il peluche dietro di me, come ho potuto. Oh, mamma mia, è per me? No, non è per te, è per il bebè. Grazie, è adorabile. Non dovevi. Mi fa piacere. Ha messo l'ippopotamo sulla piccola credenza dell'ingresso. Ad ogni modo, benvenuta da me. Wow, fantastico. Com'è che non ho ancora avuto l'occasione di vedere il tuo appartamento finora? Prima di tutto, non hai mai insistito per venire. E poi non ti ho invitata prima perché non abbiamo avuto tempo di mettere in ordine ultimamente. Quasi quasi dimenticavo che abbiamo dei mobili sotto i vestiti. No, addirittura. Immagino che tra il tuo guardaroba e quello di Leite non resti molto spazio. Immagini bene. Ti faccio fare un tour? Sì, ti prego. Con piacere. Qui il salone con la mezzanina, che abbiamo trasformato in letto. In fondo il bagno e un'altra camera. Un'altra camera? Avevate già previsto tutto per il bebè? Non c'è bisogno di parlare sottovoce, non siamo più all'università. Già, scusa, è un riflesso. Allora no, perché il bebè è stata una sorpresa, come ti ho detto. Ah, sì, è vero. Ecco, speravo che me lo dicessi tu, sinceramente. Era la camera di Lisandro, ma non la usa più ormai. Quindi finora è stata la stanza degli ospiti e anche uno studio, e un laboratorio di cucito, e un'estensione del mio guardaroba, ma penso che cercheremo di fare un po' di spazio per il piccolo. Ad ogni modo, il vostro appartamento è carino. Non sai cosa darei per avere un appartamento come il tuo piuttosto che quello sgabuzzino all'università. Uno sgabuzzino, addirittura! Esagero solo un filino. Vieni, cominciamo a bere qualcosa o a mangiare qualche pomodorino. Non so a che punto è Alexi, ma non dovrebbe tardare. Abbiamo messo le bevande e i bicchieri sul tavolo e tirato fuori dal forno quello che aveva preparato. Wow, hai preparato tutto questo? Ma siamo solo in tre. Ho guardato la sua pancia, cioè quattro adesso. È vero, non so che smania mi ha presa. Mi è venuta voglia di sperimentare tutte le ricette dei miei libri di cucina. Ho dovuto limitarmi, ma magari Leite ci raggiunge in serata. Ah, che bello! Ci siamo sedute una accanto all'altra e abbiamo cominciato a spizzicare le verdure crude. Allora, sei felice? Ero così in panico quando l'ho scoperto all'inizio. Mi è crollato il mondo addosso. Mi sono chiesta come avrei fatto per continuare gli studi, se ero pronta, come avreste reagito voi, cosa avrebbero pensato le persone all'università. Ma guarda, va tutto bene e noi siamo felici per te. Lo so, adesso lo so, sono felice. Ho l'impressione che il resto non abbia alcuna importanza. Per quanto mi sforzi di pensare ad altro, vedo solo quello che mi sta succedendo. Ho preso la mano di Rosalia e l'ho stretta forte. Se sei felice, vuol dire che è la decisione giusta. Non serve cercare altro, Rosa. Si è gettata tra le mie braccia e mi ha dato un bacio sulla guancia. Tu sei tornata nel momento in cui ho più bisogno di te. Se questo non è un segno del destino. Ding dong! Rosalia si è alzata per andare ad aprire la porta ad Alexi, che è entrato con le braccia piene di regali. Quante cose ha comprato? È Natale! Diamine, Alexi! Hai svaleggiato tutti i negozi della città! No, ce ne sono solo 36! No, 37 col tuo regalo, Cherilyn. Mi ha lanciato una maglietta. Aprendola, ho scoperto che c'era scritto sopra Team Baby! Ma io amo Alexi! Team Baby! Team Baby! E credi che possa metterla per andare all'università? Un po' di solidarietà, che diamine!
matto! Oh santo cielo, Alex! Sei impazzito! Dove le metto tutte queste cose? Se non hai spazio per i regali, come farai per un bebè? Siamo scoppiati a ridere tutti e tre. Alexi si è seduto tra di noi e abbiamo guardato Rosalia aprire i regali uno dopo l'altro. Voglio che apri per primo questo. L'ho fatto fare con molta cura, quindi ci tengo. Rosalia si è messa ad aprire il pacchetto. Ha tirato fuori una tutina da neonato con la scritta "Io love mio zio". No, vabbè. Io mi sto sciogliendo, giuro. Rosalia si è alzata piegata in due dalle risate e ha baciato Alexi sulla guancia. Ha continuato ad aprire i regali allegramente mentre spizzicavamo. C'era di tutto: fasce per i capelli, un cappello di Babbo Natale per neonati, un costume da fata, vabbè, biberon di tutti i colori, una cravatta a forma di ananas. Cioè, noi non sappiamo se è maschio o femmina, quindi va bene, c'è di tutto. Ogni volta che Rosa apriva un regalo, ridevamo un po' più del precedente. Ci è voluto almeno un'ora per aprirli tutti. Ad un certo punto abbiamo sentito il rumore di una chiave nella serratura e è tornato a casa late. Ciao! Wow! Cosa succede qui? È per te, papà! Rosa piange da ridere e cerco come posso di non sputare il sorso che ho in bocca. Late ha guardato Rosalia con tenerezza, si è chinato su di lei e le ha dato un bacio sui capelli chiudendo gli occhi. Era solo un bacio, ma ho dovuto distogliere lo sguardo. Sento l'intensità sconosciuta di quello che li lega. Alexi è matto! Guarda tutto quello che ha comprato per il bebè! Questo bambino ha già più vestiti di noi due messi insieme. E non è cosa da poco! A proposito, non ve l'ho detto, Alex e Cherry Lynn. Rosa ha assunto improvvisamente un tono serio. L'abbiamo fissata tutti quanti, ha tirato fuori dalla borsetta un foglio piegato. Fino ad ora erano solo supposizioni, ma l'analisi del sangue l'ha confermato. Sono incinta di 3 settimane. Ci siamo alzati gridando di gioia. Mi sembra di rivivere l'annuncio della notizia. Dopo la giornata di lavoro che ho passato, credo che non parteciperò ancora a lungo alla vostra piccola serata. Ah, no, Late, abbiamo appena cominciato. Ma vi andrebbe di festeggiare l'evento questo weekend? Ho pensato alla gara di surf di cui parlavano tutti e confesso che mi sarebbe piaciuto andarci. Che ne dite se festeggiassimo alla manifestazione di surf prevista questo weekend? È appunto lì che volevo andare. Potremmo andarci tutti e quattro insieme. Yeah, sarà fantastico! È un'idea eccellente, Late. Perfetto, allora. Però bisognerà che mi procuri un costume da bagno per l'occasione. Non credo di avere quello che ci vuole nel mio armadio. Possiamo ritrovarci al mattino alla boutique. Late ha ricevuto delle collezioni super carine e dopo andiamo insieme in spiaggia. Perfetto! Vedendo che Late non smetteva di sbadigliare, ho capito che era ora di lasciarli soli. Su, vieni, Alex, torniamo a casa. Di già, no. Tra l'università e il lavoro di Late non riescono a vedersi spesso. Sarebbe bene lasciar loro un po' di privacy. Su, Alex, abbiamo delle cose da dirci, io e Late. Sì, da dirci. Abbiamo capito, Rosa. Ah, è così che dite voi? In questo caso, anch'io ho delle cose da dire a Morgan. E qua le uniche che non abbiamo niente da dire a nessuno siamo noi. E vabbè, perché siamo single, d'accordo. Su, vieni! L'ho preso per il polso, ho abbracciato Rosalia e dato un bacio a Late. A proposito, Late, congratulazioni anche a te. Oh, grazie, Cherrilin. Io e Alex siamo usciti. Anche Che bella questa casetta. Mi piace tantissimo, spero di ritornarci presto, sinceramente. Ok, andiamo. Andamos, andamos. Allora, vicolo. Ma non parliamo per strada, io ed Alex. Ti rendi conto che così, d'un tratto, ci ritroviamo proiettati nel mondo degli adulti? Dovremmo abbassare la voce, Alex. Qualcuno potrebbe sentirci. Ah, è vero, scusa. Ma comunque, come faremo? Io non so occuparmi di un...
Di quello, insomma. Non sei tu che dovrai occupartene. Non ti preoccupare. Ma se Morgan vuole avere un bambino? Vabbè, non adesso, immagino. Cioè, ce lo avrete più avanti, casomai, no? Credo che avrete il tempo di discuterne. Dai, vieni. Hai un po' esagerato con lo shampoo. Andiamo. Se Morgan vuole cosa? Oh my god, Morgan, ma dove eri nascosto? Dietro una colonna? Alexi mi ha stretto la mano di nascosto senza distogliere lo sguardo da Morgan. Ho passato la serata con degli amici. Scusa se non ho risposto al tuo messaggio. Mi sei mancato. Non importa, anch'io ero fuori stasera. Ciao Morgan. Ma ciao, ti chiedo scusa, dimentico le buone maniere. Stai bene? Benissimo, grazie. Si è voltato verso Alexi. Vuoi che continuiamo la serata insieme? Oh my god, quanto è carino! Alexi ha lasciato la mia mano bruscamente, certo. Ho voglia di baciarti. Alexi, così? Sono subito arrossita. Posso quasi percepire il calore che proviene da Alexi. Se la tensione sessuale potesse essere visibile, mi ci troverei nel bel mezzo. Ok, noi siamo il terzo incomodo. Allora fallo. Vabbè, io me ne vado, ciao! Alexi si è gettato su di lui, ha circondato con le braccia la nuca di Morgan e hanno iniziato a baciarsi appassionatamente, tra parentesi davanti a noi che guardiamo tutta la scena. Non mi sento per niente di troppo. Posso andare via? Alexi, vieni lo stesso o no? Alexi mi ha guardata, ha smesso di baciare Morgan. No, te l'ho detto. Io e Morgan abbiamo delle cose da dirci. Cioè, oramai è una nuova parola in codice, per intendere altro. Ok, capisco. In questo caso vi lascio. Buona serata. Scusa se te lo rubo. Lo ritroverai domattina in ottimo stato. Va bene. Preferirei passare la settimana sotto le coperte con te. Ok, adesso vi lascio proprio. Buona serata, ragazzi, soprattutto buon divertimento. Ho continuato da sola la strada verso l'università. È vero che all'inizio di una relazione abbiamo tutti un lato folle che emerge, ma era comunque un po' imbarazzante. Non ho potuto non sorridere ripensandoci. È la prima volta che vedo Alexi con qualcuno. Sembra così innamorato. Sono felice per loro. Sono davvero una coppia ben assortita, quei due. E noi quando è che ci innamoriamo e viviamo una storia folle con qualcuno? Così anche noi possiamo andare a parlare con quella persona. Allora, un attimino che devo andare un attimo nel WC. Perché c'è la zietta, per questo, non perché mi scappava. Salve, stellina mia! Zietta, cosa ci fai nascosta nelle toilette? Non mi sto nascondendo, cosa ti salta in mente? Cercavo un posto per testare i miei accessori per questo weekend. Questo weekend? Anche tu vai alla gara di surf? Ma certo, non la perderei per tutto l'oro del mondo. Devo assolutamente essere sicura che i salvagenti non siano bucati. E lo fai nelle toilette dell'università? Certo. Non vedo che problema ci sia. Non potrò trasportare i miei 30 salvagenti in spiaggia. Posso regalartene uno se vuoi. Sul serio? E prenditi cura di Flamo, per favore. Mi mancherai, anatroccolino mio. Non è un anatroccolo, è... Tenevo tantissimo a lui, perciò spero che te ne prenderai cura. Ah, è un fenicottero rosa! Ah, zia! Come fai a scambiare il fenicottero con l'anatroccolo? Vabbè. Sparisci prima che cambi idea e te lo riprenda. Ok, zietta, grazie. Sogni d'oro, tesoro. Anche a te, zietta, ti amo. It's ok. E ok, allora io mi fermo qui per questo episodio che ho trovato sfavillante, mi è piaciuto tantissimo. Ho adorato poter vedere sia la camera di Shani e passare del tempo con lei e anche vedere l'appartamento di Rosalia e festeggiare insieme la lieta notizia.
Veramente è stato secondo me un episodio troppo troppo carino. E il prossimo secondo me sarà fantastico perché andremo finalmente a questa mega festa in spiaggia e io sto morendo dall'impazienza. Fatemi sapere cosa ne avete pensato voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un like per sostenere il canale. Se non siete iscritti iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!